dato che questo documentario riguarda l'industria automobilistica, ci si potrebbe chiedere perché inizia in un deposito di rottami. Ma di tale industria questo è un aspetto, anche se il meno felice, e chi in essa lavora dovrebbe saperlo. Questo non è soltanto un deposito di rottami, è il cimitero per gli eliminati della industria automobilistica. Queste macchine sono state fatte fuori dalla concorrenza in quella che in America è l'industria che risente della concorrenza più vivace, e non è raro che arrivino qui dei nati morti. Fino ad oggi negli Stati Uniti si sono costruiti 2500 tipi diversi di auto ed autotreni. 60 tipi sono attualmente sul mercato, tutti gli altri riposano in pace. Qui sono seppelliti migliaia di ottimi risultati che, se non altro, di comune ebbero una breve esistenza. Qui si racconta la storia di una compagnia automobilistica americana che ha lavorato bene, la storia della Studebaker e degli uomini che ne fanno parte. Questi uomini li troverete a South Bend, nello stato dell'Indiana. Li vedrete andare al lavoro a Los Angeles, in California. Potrete vederli marcare orario su nel Canada, ad Hamilton, Ontario. Questa gente ha in sé una ricchezza in fatto di capacità tecniche e di specializzazione. Disegnatori che fanno della Studebaker una macchina che impone la sua linea. Ingegneri che trasformano i disegni in fredde cifre, in gelido acciaio, in eccellenti caratteristiche. Pubblicisti ed esperti di vendite che fanno della Studebaker un'auto richiesta ovunque. Il servizio trasporti che porta le auto a destinazione. Agenti di vendita e loro impiegati. Una forza di 20.000 uomini a contatto diretto con il vero padrone, il tendere in prodotti Studebaker. Consiglio d'amministrazione che rappresenta più di 25.000 azionisti, i quali dimostrano la loro fede nella Studebaker investendo i propri denari nella compagnia. Sono loro che prendono le decisioni importanti e tutte le responsabilità che esse comportano. Lavorano a fianco degli uomini che costruiscono le Studebaker, gli operai delle fabbriche che sono ogni giorno in gara con gli operai di tutte le altre compagnie. Lavoro per lavoro, capacità per capacità, prodotto per prodotto. A South Bend, il complesso Studebaker è una città dentro una città. Si estende per un'area di 246 ettari ed è assolutamente autonoma. Esattamente al centro di esso vi è un lungo e basso fabbricato che funziona da municipio per migliaia di operai. È l'ufficio personale. Quando se ne varca la soglia, ci si rende conto un po' più da vicino delle ragioni per cui la Studebaker ha il posto che ha nell'industria automobilistica, perché si è più vicini agli uomini che la costruiscono. Il sentiero di ognuno di essi passa per l'ufficio personale, perché qui è dove si incontrano gli uomini che parlano a nome del consiglio d'amministrazione. Qui si conoscono i suoi desideri per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, i suoi riconoscimenti ed avanzamenti. Qui, negli schedari, sono scritti il nome e il numero dell'orologio marca orario, nominativo e numero di controllo degli arnesi, numero del distintivo, numero di previdenza sociale, nome, età, altezza, peso, condizioni fisiche, parenti stretti, valutazione di anzianità e di grado di ogni operaio. E dietro a questi numeri e a questi nomi vi sono uomini in grado di parlare da sé. Qui, in fonderia, tutti i giorni c'è un lavoretto da fare. Una bazzecola di 500 tonnellate di metallo da fondere. Si fondono blocchi motore, volani, scatole cambi ed un mucchio di altri pezzi più piccoli. Poi passiamo tutto al reparto macchine ed uno dei ragazzi laggiù mi dice che quando si lavora con il materiale buono è davvero un piacere. Quando arriva un pezzo dalla fonderia, noi smussiamo gli angoli grezzi e lo riportiamo alle misure esatte, finché una parte non combacia con l'altra a perfezione.
Alcune di queste macchine con cui lavoriamo fanno tutto. Non gli manca che la parola. Qua dentro non si tira via. Da un lavoro arronzato esce uno scarto e sono un sacco di trini buttati al vento. Anche una frazione di millimetro di spostamento può rovinare il pezzo di un motore. Vado matto per il mio lavoro. Sono assistente in questo reparto ed il mio compito è procurare che le lagnanze dei miei uomini siano prese in considerazione. Sarebbe una gran brutta incombenza se i capi squadra di questa sezione non fossero gente ragionevole, ma lo sono. Troviamo sempre una via di mezzo e gli accomodamenti più ragionevoli. I nostri rappresentanti sindacali nei riguardi del Consiglio seguono gli stessi principi. Alla Studebaker pensano che un uomo che ha le doti per progredire merita la via libera ed hanno modo di dargliela per mezzo di quella che chiamano la base di trasferimento. Dirigo da molto tempo la base di trasferimento e so che nessuno qui è mai rimasto ancorato ad un lavoro se era in grado di farne uno migliore. Questo riguarda la base di trasferimento. E noi la dirigiamo secondo criteri che riteniamo i più giusti, giudicando in base alle capacità e all'anzianità. Per esempio, c'era qui l'altro giorno un giovanotto. Voleva passare al magazzino. Beh, io conoscevo un magazziniere che voleva passare in linea di montaggio. Io sono il magazziniere di cui ha parlato Hank. E fui felice quando il capo squadra arrivò con questo nuovo. Mi ero proposto di imparare di quel che si faceva in fabbrica molto più di quello che avevo sotto il naso. Ed ora mi sento maturo per cambiare. Quel che mi resta da fare è ammaestrare il nuovo arrivato. Appena saprà cavarsela, io passerò alla linea di montaggio. Ricordo il mio primo giorno in linea di montaggio. Ero impacciato. Quelli vicino a me dovettero accorgersene perché mi aiutarono finché non ci presi la mano. Non me lo sono mai scordato e sono contento quando mi capita l'occasione di aiutare un nuovo arrivato. Vedete quel giovincello accanto a me? L'altra settimana sua moglie si ammalò gravemente e lo lasciò con un bambino di 2 anni da badare. Il lavoro ne risente, ma a me non importa lavorare il doppio per un po', per rimediare i suoi sbagli. Un paio di volte mi ha ringraziato, gli ho detto lascia perdere figliuolo, te la cavi benone. Come soprintendente devo sapere cos'è che contraria i miei operai. Avevo osservato che quel ragazzo aveva delle preoccupazioni e che il suo compagno gli dava una mano. Sto facendo quanto mi è possibile per aiutarlo anch'io, perché se lo merita. Qui quasi tutti sono orgogliosi del proprio lavoro. Molti hanno il padre che lavora qui e i loro nonni lavoravano per la Studebaker ai tempi in cui si costruivano carri. Sono pochi quelli che vanno e vengono. L'anzianità media dell'operaio della Studebaker è 9 anni e 2 mesi. Io credo di essere un veterano perché ho cominciato a lavorare alla fabbrica 27 anni fa. Mi sposai il giorno dopo l'assunzione e dopo un anno avevo guadagnato abbastanza da poter dare un anticipo per la casa in cui viviamo oggi. In tempi buoni e cattivi ho cercato di tirar su bene la famiglia e di dare ai ragazzi molte cose che io non ho avuto. Ho 2 femmine. Una è sposata. Dei 3 maschi quello va a scuola e 2 sono all'università. Studiano ingegneria industriale. La mia vecchia ed io speriamo che uno dei nostri ragazzi qualche giorno diventi ingegnere di produzione alla Studebaker. Sapete, bisogna lasciarli stare, gli ingegneri di produzione, quando si tratta di concepire nuovi sistemi di produzione. È vero. Per esempio, come è organizzata questa divisione di autotreni? Ragazzi, funziona come un orologio. All'infuori di quando succede qualche cosa come l'altro giorno. Marcai orario, andai a prendere i miei arnesi e poi andai al posto di lavoro. I ragazzi se ne stavano seduti aspettando che le macchine si mettessero in moto. Arrivarono le 7 e niente si mosse. Le 7:15 e ancora niente da fare. Finalmente
uno dei ragazzi scoprì cosa era che non funzionava. I due montatori di freni avevano scelto lo stesso giorno per essere assenti e tutto il lavoro era bloccato. 1000 uomini stettero lì inattivi per 40 minuti. Ora, la sistemazione dei freni è una fase secondaria del montaggio, però la linea principale non può muoversi se la secondaria è bloccata. Quel giorno avemmo un bel esempio di perdita di produzione. E il peggio venne dopo, quando la linea si rimise in funzione. Il nostro primato di sicurezza fu compromesso. Smithy ed uno di un altro reparto stavano parlando quando un portatelai cominciò a muoversi e Smithy ci sbatté contro prima che qualcuno potesse afferrarlo. Alcuni di noi lo portammo subito al dispensario. L'infermiera là non mise tempo in mezzo. Tutti noi altri stavamo lì intorno, né c'era altro che potessimo fare. Il giorno dopo che Smithy si ferì, avemmo visite. Vennero il soprintendente generale ed il vicepresidente incaricato della produzione, insieme al capo dell'ufficio personale e il direttore del servizio prevenzione infortuni. Vollero rendersi conto di tutto. Il direttore della prevenzione infortuni sembrava avesse perduto il suo migliore amico. La prevenzione infortuni è affar mio. Abbiamo le percentuali di infortuni più basse di tutta l'industria automobilistica perché abbiamo lavorato per rendere ogni lavoro più sicuro possibile attraverso l'uso dei dispositivi di protezione nei macchinari e degli equipaggiamenti più sicuri per gli uomini sul lavoro. Non tentiamo di togliere l'abitudine della sigaretta. Cerchiamo solo di tenere le sigarette accese lontane dalle aree in cui possono compromettere la vita degli operai. Siamo fieri di poter conservare la percentuale degli incidenti su una base del 5% per ogni 5 milioni di ore lavorative. Ai fini della sicurezza sul lavoro, è molto importante la cura degli ambienti e la compagnia fa del suo meglio per curarne l'ordine, la pulizia e l'illuminazione. Sono stati versati $100,000 per il nuovo reparto presse a favore della manutenzione. Fu chiamato un esperto per scegliere le tinte più indicate per i muri e le macchine. Altri esperti si occuparono dell'illuminazione. Nelle fabbriche pulite e ordinate, gli incidenti sono ridotti al minimo, ma è naturalmente indispensabile anche la cooperazione di ogni operaio. I ragazzi mi dissero: "Beh, Smithy, cosa si sente a fermare un portatelai con la testa?" Io risi, ma vi assicuro che non è divertente. La Studebaker ha un suo fondo di compensazione, di modo che io ricevo una discreta porzione della mia paga. Tuttavia le entrate non sono più le stesse, perciò ho fatto anche un'assicurazione sulla vita. Il sindacato e la compagnia insieme sono riuscite a farci avere contratti d'assicurazione molto vantaggiosi. Mi sono sentito morire l'altro giorno al campo sportivo. Io gioco nella squadra locale del Softball Club. Dovetti stare a guardare un altro giocare al mio posto. A vederlo poi giocare in quel modo mi sarei mangiato le mani. Ero nell'esercito durante la guerra e sono stato un sacco di tempo in un'isola del Pacifico. Tornato a casa come gli altri ex combattenti, ho goduto del diritto di priorità per l'assunzione nei posti liberi. Ed un ex GI, che lavorava per la compagnia, mi aiutò a farmi avere la pensione e gli arretrati della paga militare. Allora scoprii che come ex combattente potevo avere uno sconto speciale per l'acquisto di una macchina nuova dalla compagnia. Mi hanno congedato nel 45. Ed eccomi qui, con una casa nuova, una moglie graziosa e l'erede in viaggio. Dietro a questi nomi e questi numeri, sui libri paga della Studebaker, vi sono uomini in grado di dire la loro. Alcuni di questi uomini parlano per conto di migliaia. Faccio parte del comitato contrattuale del nostro sindacato locale. Per tanti anni il sindacato e la direzione aziendale hanno trovato una base comune per le trattative e mirato a pacifiche soluzioni.
Noi abbiamo sempre discusso le nostre questioni e raggiunti i nostri accordi intorno al tavolo delle trattative. Per arrivare a concludere un contratto collettivo di lavoro, ce ne vogliono di lunghe sedute al tavolo delle trattative. E la firma di tale contratto è prova sicura che le due parti hanno esaminato e discusso il problema in tutti i suoi aspetti. Noi firmiamo per ogni iscritto al sindacato ed ognuno di noi si impegna a mantenere ciò che ha promesso. E anche la direzione aziendale, quando firma, si impegna a mantenere quanto promette. Ambo le parti sanno che il tipo di cooperazione che sussiste fra la direzione aziendale e il sindacato si basa sul rendimento, in conformità al contratto. Né si procede diversamente in altre forme di rapporti. Quando la gente ha reciproca fiducia, preferisce discutere le proprie questioni piuttosto che accanirsi fino ad arenarsi in un punto morto senza che nessuno esca vincitore. Il lavoro assorbe solo la metà della vita di un uomo. L'altra metà egli la dedica alla famiglia, alla casa, ai passatempi. Alla Studebaker le due metà si riuniscono nel giornale The Spotlight. È così che tutto il complesso sa quando, per esempio, un operaio del montaggio motori fa spazio nel suo cortile per una nuova covata di cuccioli. Gli operai della Studebaker sono gente di famiglia, con casa di loro proprietà e radici in St. Joe Valley. La maggior parte sono nati e cresciuti proprio qui, a South Bend, nell'Indiana. Quando la gente ha una sistemazione sicura, è tranquilla ed ha fiducia. Se ne vedono i risultati dai prodotti del loro lavoro. I veterani lo sanno, i nuovi se ne renderanno conto presto. Il nuovo operaio entra con un numero di orologio, un numero di contrassegno per gli arnesi, una qualifica ed una strada aperta. Aperta come lo fu per chi nella compagnia ha oggi una solida posizione. La Studebaker ha una magnifica tradizione ed una lunga storia. Il nome Studebaker ha girato tutto il mondo su rozzi carri e quello che è oggi la compagnia si può far risalire ad una bottega di fabbro che si aprì nel 1852. I fratelli pionieri che fondarono la compagnia stabilirono uno standard di produzione che oggi supera e che nei tempi a venire continuerà a superare la concorrenza. Fin da principio essi confidarono nella specializzazione e nella buona qualità e basarono i loro affari su di un semplice contratto che era solido come una roccia. Questo il perfetto sodalizio di azionisti venditori ed operai che costruiscono la Studebaker. Finché questo sodalizio sussisterà, la Studebaker farà buoni affari e continuerà a dare ai clienti prodotti di anno in anno sempre migliori.